Corso Garibaldi, in Piazza Torre, è stata inaugurata la 7ª edizione di Incanto di Natale Pax Cordis, la rassegna natalizia promossa ed organizzata dal Comune di Benevento in collaborazione con la provincia e Sagna Europa, con la partecipazione del Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala. Nonostante le difficoltà economiche per organizzare la rassegna, il Comune di Benevento ha voluto in ogni caso celebrare le festività natalizie, seppure con sobrietà. Due gli alberi di Natale allestiti nel centro storico in Corso Garibaldi. Uno è stato installato in Piazza Santa Sofia, l'altro invece è stato posizionato in Piazza Torre ed è stato donato dalla Comunità Montana del Fortore alla Croce Rossa Italiana, sezione di Benevento. Ai microfoni del direttore di TV7, Mario Del Grosso, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella. E ora iniziamo con Corso Garibaldi, dopodiché andremo anche in altre realtà, anche periferiche, nelle contrade, davanti alle chiese, magari, insomma, dare un connotato, una forma distintiva della presenza in questa atmosfera natalizia. Certo, ho visto oggi la relazione che ha fatto il Censis, è un'Italia immalinconita, e un po' di malinconia c'è. E peraltro questa malinconia che fuoriesce dopo che c'è stato il Covid, poi c'è stata la crisi ucraina, l'inflazione galoppante, di tutti quanti questi aspetti che segnalano, insomma, una forma di difficoltà oggettiva della nostra gente. Bisogna avere però fiducia, speranza e, insomma, lavorare sodo come lo fecero i nostri padri quando, e i nonni, all'indomani della guerra. Oggi siamo durante ancora la guerra e speriamo di terminare con la guerra e andare nel dopoguerra. Quindi sacrificio e grande impegno. Beh sì, ognuno deve fare la sua parte, l'amministrazione la sua, il cittadino la sua, cioè ognuno deve collaborare con stile, con sobrietà, con entusiasmo. E insomma, nelle modalità che più sono quelle che debbono essere l'elemento di guida per negoziare il futuro in maniera un po' più serena, soprattutto dei nostri figli, dei nostri nipoti. I carabinieri di Benevento hanno proceduto a numerose perquisizioni domiciliari e in una di queste, avvenuta a Benevento nell'abitazione di un 54enne occultata sull'armadio della camera da letto, sono stati rinvenuti 64 grammi di cocaina e 3 grammi di hashish. Per le circostanze del rinvenimento, i militari operanti hanno deferito l'uomo in stato di arresto alla Procura della Repubblica di Benevento per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo è stato condotto su disposizione dell'autorità giudiziaria presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. Già da quando ero consigliere regionale avevamo portato avanti una battaglia sul riparto del finanziamento indistinto della spesa sanitaria corrente. L'aver raggiunto un accordo politico in conferenza delle regioni, che non solo l'età anagrafica della popolazione ma anche il tasso di mortalità e l'indice di deprivazione socio-economica, saranno alcuni dei nuovi criteri che dal prossimo anno verranno valutati per la ripartizione tra le regioni del Fondo Sanitario Nazionale, mi trova estremamente soddisfatto. Lo ha scritto Fernando Enrico, soddisfatto dell'ottimo risultato raggiunto, un risultato che va ad aggiungersi anche all'approvazione del principio generale secondo il quale le differenze di finanziamento pro capite tra le varie regioni devono tendere a ridursi entro margini tollerabili di variabilità. Un grande epilogo di un duro lavoro portato avanti da anni dalla presidente De Luca, una battaglia per difendere noi campani affinché non ci vengano sottratti finanziamenti per garantire il diritto alla salute. Il Comitato Sannita, Acqua Bene Comune, Altra Benevento e Libera hanno manifestato pacificamente davanti la locale prefettura per dire basta alla privatizzazione e alla contaminazione dell'acqua. È arrivato il momento di chiudere i pozzi contaminati al tetracloretilene e tutelare la salute delle persone. Ai microfoni di TV7, padre Alex Zanotelli. Ma è estremamente grave però questa questione del tetracloro nell'acqua. Cavoli, qui davvero avete fatto bene a scendere in piazza. Quello che mi preoccupa è questo. Voi avete, penso che uno dei tesori più grandi d'Italia è qua sotto, l'avete voi, è l'acqua. E cavoli, l'acqua però dobbiamo stare veramente attenti, perché l'acqua è così fragile, debole. E se adesso voi avete notato tutto questo tetracloro nell'acqua,
E cavoli, dovete reagire, forzare il comune prima di tutto a vedere ma come mai tutto qui viene, da dove, perché? Perché la cosa fondamentale è che l'acqua sia potabile e sicura, dice Papa Francesco. Se non è sicura, cavoli, i cittadini non si fidano più. Cavoli, è grave allora se ci sono infiltrazioni di questo tipo. Quindi è il comune che deve subito reagire e cominciare, e anche appallarsi alla prefettura, perché la prefettura allora deve indagare tutta questa roba. Se il comune non si muove, mettere sotto accusa il comune. Qualità, presa in carico dei pazienti tempestiva, governo dei percorsi sono i principi alla base del progetto di ampliamento del pronto soccorso dell'ospedale San Pio di Benevento. Approvato in commissione edilizia comunale il progetto di realizzazione del pronto soccorso dedicato da realizzare in aderenza all'attuale pronto soccorso. L'importo dell'intervento ammonta a 2 287 mila euro circa. Lo stesso è già munito dei pareri previsti per legge. I lavori cominceranno nella prima decade di febbraio 2023 e saranno eseguiti in 24 mesi. La tutela dei minori e dei loro diritti è una missione, oltre che un dovere, una responsabilità che merita l'impegno quotidiano di ognuno di noi. Aver visto grande partecipazione, soprattutto da parte di operatori del settore, cooperative e case famiglie, all'ottava giornata di studi beneventana dal titolo La tutela del minore, diritti, culture e responsabilità, organizzata dall'Unifortunato, mi ha fatto sentire ancora di più parte di una battaglia comune e condivisa. A dichiararlo è l'assessore alle politiche sociali Carmen Coppola. Storie di minori in difficoltà, strettamente intrecciate poi con le vite di genitori e di famiglie con problematiche importanti, fanno parte, come assessorato che rappresento, del nostro ordinario e lavoriamo per affrontarle e risolverle. Il presidente regionale dell'ACLI Campania, Filiberto Parente, rivolge a Monsignor Felice Accrocca, arcivescovo di Benevento, i più cari auguri per l'investitura grande ufficiale dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme nel giorno del suo compleanno. La delegazione, infatti, a margine della solenne cerimonia che si è tenuta a Napoli, ha espresso di persona le migliori felicitazioni a Sua Eccellenza alla presenza delle autorità ecclesiastiche. Quale consigliere comunale di Prima Benevento ho inoltrato un'interrogazione agli assessori al traffico e parcheggi Attilio Cappa e all'assessore alle attività produttive Luigi Ambrosone in relazione alla situazione di degrado in cui continua a versare il mega parcheggio di Via del Pomerio. Così in una nota Rosetta D'Estasio di Prima Benevento. La consigliere comunale continua: già nello scorso mese di gennaio avevo chiesto di provvedere alla manutenzione e pulizia della struttura. Oltre a tali ed altre problematiche fino ad oggi non risolte, negli ultimi mesi ho avuto modo di constatare che la situazione è decisamente peggiorata. Pertanto ho chiesto con urgenza agli assessori competenti di intervenire, ciascuno per quanto di specifica competenza, anche presso la società Trotta, che è titolare della gestione della manutenzione della struttura, affinché adempia finalmente agli obblighi assunti. Diminuiscono i nuovi positivi, ma resta stabile la curva dei contagi da coronavirus in Campania. Il virus fa registrare 2016 positivi su 10.246 tamponi esaminati. In percentuale è positivo il 17,93%, 3 i decessi, 351 ricoverati con sintomi, 17 malati in terapia intensiva. Abbiamo depositato assieme ai colleghi Cattaneo e Calderone una proposta di legge che prevede l'elezione dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani. Lo annunciano in una nota congiunta i deputati di Forza Italia Francesco Maria Rubano e Anna Rita Patriarca. La riforma del Rio presenta numerose contraddizioni, per questo riteniamo sia compito del legislatore intervenire con urgenza per ripristinare le basilari regole di funzionamento democratico dell'organizzazione e del funzionamento dell'ente intermedio stesso. Nessuno va lasciato indietro. Una società sana deve porre tra le sue priorità l'integrazione vera e concreta delle persone diversamente abili. Sono le parole del senatore Domenico Matera, intervenuto presso l'aula gruppi parlamentari della Camera dei Deputati nel contesto dell'incontro con gli atleti Special Olympics. In vista della giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, gli atleti Special Olympics hanno incontrato infatti autorità parlamentari per gettare insieme le basi di una trasformazione culturale che metta in luce capacità e talenti e non le disabilità.
Lunedì 5 dicembre sarà nuovamente in edicola il Sannio Quotidiano con la musica Benevento I Protagonisti. L'originale format ideato e curato dal maestro Enrico Salzano, critico e storico musicale, questa volta punta le sue luci su l'ultimo lavoro di Lamberto Ingaldi. L'evento presentato alla stampa e alla città il 26 novembre scorso dall'emblematico titolo Sotto l'acqua e sotto vient è stato introdotto dall'editore Antonello Iorio con la presentazione di Alfredo Salzano. Presente anche il sindaco di Benevento, Clemente Mastella. A Benevento, con l'Accademia di Santa Sofia, sono arrivate le stelle della musica internazionale. Presso l'Auditorium San Vittorino di Benevento è tornata infatti la grande musica con il secondo appuntamento della stagione concertistica 2022-2023, proposta dall'Accademia di Santa Sofia in sinergia con l'Unisagno e il Conservatorio di Benevento. Dopo il furor di popolo scatenato con lo spettacolo di Peppe Barra al Sant'Agostino, la nuova kermesse, che vede sempre Filippo Zigante e Marcella Parziali alla direzione artistica e Marcello Rutili, Massimo Squillante, Aglaia McClintock alla consulenza scientifica, è passata a un altro luogo simbolo di Benevento, con due eccellenze internazionali della musica classica. Ad esibirsi sul palco del San Vittorino, infatti, la giovane violinista finlandese Linda Edlund ed il sommo pianista siculo-napoletano Francesco Nicolosi. Il programma della serata ha visto due giganti a confronto con due gioielli della storia musicale mondiale. Beh, diciamo che stasera suoneremo due dei capisaldi della letteratura per pianoforte e violino, o per violino e pianoforte. Io da pianista metto sempre prima il pianoforte, anche perché nella musica da camera per pianoforte e strumento il pianoforte ha sempre un ruolo, diciamo, principale, se vogliamo, ecco. Quindi il pubblico ascolterà la famosa sonata di Beethoven, La Primavera, direi una delle più famose insieme alla Kreutzer, delle sonate di Beethoven, e poi la bellissima sonata di Franck, anche quella un capolavoro in assoluto e una delle composizioni più importanti del repertorio violinistico col pianoforte. Bene, parliamo anche un po' del suo tour, dei progetti, di quello che la vede protagonista in questo momento. Beh, diciamo che questo concerto fa parte di un piccolo tour che farò con questa violinista finlandese, che tra l'altro è la prima volta che viene qui a Benevento. Probabilmente farà ascoltare come bis al pubblico una composizione di un autore finlandese, Sibelius, quindi sarà anche una cosa abbastanza interessante. Poi per il resto io sto portando in giro un programma in tutta Italia dedicato a questo pianista polacco, protagonista del film di Polanski, Il pianista, il famoso pianista ebreo Spielsman. Stiamo portando in giro questo programma che sta avendo tanto successo e lo faremo veramente in moltissime città italiane, in giro per l'Italia. Poi ho altre cose con orchestra, è una cosa a cui tengo particolarmente, è quella registrazione che faremo degli ultimi tre concerti di Paisiello proprio con l'orchestra dell'Accademia di Santa Sofia nel prossimo febbraio. Si tratta di composizioni inedite, io ho inciso fino adesso con la Naxos 5 di questi 8 concerti, mancavano questi tre all'appello e ho il piacere di poterli registrare e pubblicare con l'orchestra dell'Accademia di Santa Sofia. È tutto pronto per la sfida contro il Palermo, lo ha detto in sala stampa il tecnico della Benevento Calcio nella presentare la sfida salvezza della 15ª giornata del campionato di Serie B. È la prima delle tre gare che affronteremo in tre giorni. Il Palermo non attraversa un buon momento ai nostri stessi punti. Si tratta di una vera e propria finale. È arrivato anche il momento di tornare alla vittoria dinanzi al nostro pubblico. Ascoltiamo i dettagli ai microfoni di TV7 nelle dichiarazioni di mister Fabio Cannavaro. Sulla carta iniziamo a avere dei numeri buoni,
però ecco, vanno Teglio sicuramente ha recuperato, ma va gestito. Pasquale è uscito non nelle migliori condizioni da Reggio e si è allenato solo oggi con la squadra. E ritorniamo al discorso della gestione, perché sicuramente ci sono tanti giocatori che stanno rientrando e che a livello di condizione adesso dobbiamo cercare di fargli fare un po' di minutaggio. Noi dobbiamo pensare comunque che domani per noi è una partita importante, perché uno, giochiamo in casa e vogliamo continuare a fare cose importanti, non ci vogliamo fermare, sappiamo che il Palermo anche è in difficoltà come lo siamo noi, è uno scontro diretto e quindi dobbiamo essere bravi io l'ho paragonata a una finale e come dico sempre le finali non si giocano ma si devono vincere. In casa devi usare di più e in casa devi avere quella personalità, quell'arroganza a volte di osare, perché poi magari fuori casa vai che sai che ci può stare, in casa sei un po' più conservativo, hai un po' più paura e magari ti viene il braccetto. Però io penso che al di là di questo la squadra è in crescita, chiunque adesso sta rientrando ha capito quello che mi interessa, ha capito quello che voglio, stanno piano piano assimilando le mie idee e questo sono molto contento perché la disponibilità l'hanno sempre data. Ma per quanto riguarda Pastina, se non ha smaltito dopo una settimana vuol dire che c'è un problema, io l'ho detto. Noi dobbiamo essere bravi già in campo a cercare di eliminare questi errori che nel calcio esistono, quindi io gliel'ho sempre detto che comunque uno non può perdere un tempo a pensare a quello che è stato, cioè l'errore fa parte dello sport e quindi deve cercare di azzerare subito, ma non solo lui, tutti quanti. E poi niente, lui si è allenato bene tutta la settimana, l'ho visto bene, anche sotto il punto di vista del peso, che inizialmente magari aveva qualche problema, adesso fortunatamente tutti quanti sono rientrati in un peso adeguato e questo sicuramente è un segnale importante. Allora, Simi è rientrato e adesso lo stiamo mettendo anche lui in forma, spero di dargli un po' di minuti a questi giocatori che ecco sono rientrati. Forte è un attaccante che comunque come tutti quanti vive di gol, ci parlo spesso con lui, mi piace come ragazzo perché anche lui è sempre positivo dall'anima in allenamento e io ho spiegato che alla fine questi periodi per gli attaccanti arrivano e vanno superati con la serenità. La Gumina invece sicuramente sarà emozionato, sicuramente sarà una partita speciale per lui, ma si deve ricordare che gioca nel Benevento e deve far gol per il Benevento. Ciano come Veseli sta recuperando, le cose stanno andando molto bene, non so le tempistiche perché poi dipende sempre dai dottori, però siamo fiduciosi sotto il punto di vista su Ciano e Veseli. Al termine della consueta seduta di allenamento, il tecnico giallorosso Fabio Cannavaro ha comunicato l'elenco dei calciatori disponibili per la 15ª giornata di campionato Serie BKT Palermo-Benevento. Abdallah a Campora, Capellini, El Kouakibi, Farias, Forte, Fulon, Improta, Cusupias, Kubica, La Gumina, Letizia, Leverb, Lucatelli, Manfredini, Masciangelo, Simi, Paleari, Pastina, Pape Samba, Schiattarella, Teglio e Viviani.
Art Joe Air Design Saloon in via Cupa Ponticelli numero 8 a Benevento vi aspetta con le sue favolose promo. 4 looks for you, 4 pieghe a 39 euro in abbonamento mensile invece di 52 euro. Cresciamo insieme fino ai 10 anni. Promo uomo, taglio più cera modellante a soli 19 euro invece di 25. Promo silver, colore più giochi di luce più toner più piega a 59 euro. Mani più semi permanente a soli 15 euro invece di 20. Promo bronze, colore più taglio più piega a soli 40 euro invece di 50. Trattamento viso a soli 25 euro invece di 35. Promo uomo, taglio più cera modellante a soli 24 euro invece di 30. Piedi più semi permanente a soli 20 euro invece di 30. Promo gold, colore più ricostruzione più giochi di luce più toner più taglio e più piega a 89 euro. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.